Buonasera, buonasera ed eccoci, eccoci per un nuovo interattivo abbastanza, ecco qua, improvvisato, come al solito. Dal titolo esprime un desiderio. Esprimi un desiderio. Cosa sono i desideri? I desideri possono essere l'espressione di un sogno, il verbalizzare o il pensare. Un sogno, ma anche quando lo penso, un sogno, lo sto verbalizzando all'universo. Quando penso, nel momento in cui penso a qualcosa a cui aspiro, lo sto verbalizzando all'universo. E non mi addentrerò nelle spiegazioni più o meno fisiche, più o meno scientifiche, perché non è questo il mio campo, me ne guarderei bene. Però sicuramente, sicuramente, e lo dico spesso anche nei miei consulti privati, la legge di attrazione è una legge di particolare importanza. Legge di attrazione che si rifà alla legge di risonanza. Quindi, venne chiamata legge di attrazione molto molto più tardi, ma diciamo che la base è la legge di risonanza, è una legge fisica. Ma quanto è vecchia questa legge? Quanto è antica? La scoperta della legge di attrazione a livello divulgativo pubblico è incredibile, si è avuta con il libro The Secret. Ma questa legge già si conosceva tantissimo. Io non vado a vedere, non mi voglio porre l'accento su quello che è questa legge di attrazione negli ultimi 20, 30, 40, 50 anni, ma molto, molto, molto prima. Marco nel Vangelo diceva: tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e le otterrete. La preghiera alla fine che cos'è? È una forma di legge di attrazione. Io esprimo questo desiderio, lo mando nell'etere, lo mando a Dio, ai santi, fate voi, chi volete, e in qualche modo loro me lo ritornano. Ma come me lo ritornano? Qui bisognerebbe addentrarsi nella religione e non mi addentro. Assolutamente. Quello che vi voglio dire è che abbiamo tantissimi esempi di questo. Giordano Bruno, che fu bruciato vivo, diceva che il pensiero crea. Gandhi parlava di legge di attrazione, si esprimeva in termini di legge di attrazione, perché Gandhi diceva che un uomo è soltanto quello che pensa. Questo cosa significa? Gandhi diceva che quello a cui si pensa si diventa. E com'è possibile che noi siamo pensiero? C'è qualcosa che non funziona. Noi siamo pensiero. Noi siamo pensiero. Quello che esprimiamo in un certo qual modo, quello che pensiamo in un certo qual modo va in cassa di risonanza con l'universo e l'universo ce lo rimanda. Ecco perché è importantissimo, determinante esprimersi sempre in termini positivi. Anche in psicologia questo è importante. In psicologia si dice che tutto quello che si pensa, cioè quello che ci succede non è altro che il risultato di tutta una serie di nostri comportamenti o anche pensieri, perché il pensiero poi ci fa muovere in un certo modo. Quindi anche in psicologia la legge di attrazione esiste, anche se chiaramente applicata al campo, quindi ci dice: se tu pensi in un certo modo, alla fine attirerai, metterai in moto una serie di comportamenti che serviranno ad attirare delle situazioni
di solito negativa, la psicologia è negativa comunque. Per questo di solito si fanno gli esempi in psicologia, ma lasciamo perdere, potrebbero essere anche positivi. Igor Sibaldi ci parla dei 101 desideri, quindi vi dice: scrivete 101 desideri e cominciate il quaderno dei 101 desideri, che è una cosa abbastanza carina, abbastanza graziosa, ma anche lì più che la legge di attrazione comincia a entrare dal punto di vista la psicologia, nel senso, se io credo tanto una cosa, alla fine questa cosa arriva. Ma muoviamo sempre, come vediamo, muoviamo sempre le stesse reti, le stesse fila. Quello che noi pensiamo crea il nostro domani. Quindi, da dove vogliamo approcciare quello è. Cosa significa questo? Significa che se noi cominciamo a esprimere un pensiero negativo, stiamo attenti a quello che esprimiamo. Certo, se una volta soltanto, insomma, è una fesseria. Ma se noi invece dentro di noi, nonostante diciamo, incoraggiamo, diciamo, siamo apparentemente ottimisti, eccetera, eccetera, ma se poi dentro di noi permane il senso di insoddisfazione, il senso di sconfitta, il senso di perdita, non avremo mai una riuscita, o almeno sarà abbastanza difficoltosa. È perché chiaramente mettiamo in atto tutta una serie, prima di tutto, di azioni senza che ce ne rendiamo conto, ma soprattutto attiriamo, risuoniamo semplicemente con le cose negative, perché negativo è il nostro essere, negativo è il nostro modo di approcciare la vita, negativo è il nostro pensiero, nonostante apparentemente noi possiamo essere le persone sorridenti che aiutano, apparentemente positive, mentre magari dentro invece siamo convinti di essere la più sfigata delle persone. Nel momento in cui pensiamo di essere la più sfigata delle persone, sicuramente la nostra vita continuerà su questa strada. Quello che pensiamo, attiriamo. C'è poco da fare. Allora, perfino Walt Disney ci disse che se lo possiamo sognare, lo possiamo fare. Anche lì c'è tanto di legge di attrazione. Qui non è la frase detta ai bambini. Qui è una frase veramente importante. Se lo sogniamo, lo possiamo fare. Cosa significa? Anche lì, anche Walt Disney alla fine si rifà a un certo tipo di risonanza. Qui quello che è importante è proprio capire quanto risuonino i nostri pensieri nell'universo. Ora noi l'universo lo possiamo chiamare la luce, Dio, Buddha. Perfino Buddha si rifaceva alla legge di attrazione, non solo Cristo, tutti i maestri ascesi si rifacevano alla legge di attrazione, o almeno molte delle loro frasi che sono state riportate nel tempo hanno molto a che fare con quella che oggi si chiama legge di attrazione. Paolo Coelho, scrittore dell'Alchimista, un libro famosissimo, ma di tantissimi altri libri, figuriamoci. Ci dice: quando desideri qualcosa, l'universo cospira perché tu possa realizzare questo desiderio. Quindi, se noi abbiamo un desiderio, in qualche modo emaniamo delle energie, chiamiamole energie, delle vibrazioni, per cui l'universo si muove attorno a queste vibrazioni e queste energie. Ripeto, non mi addentro assolutamente in campi che non mi appartengono, ma cerco di fare un sunto più o meno veloce di quello che mi ha sempre colpito nella legge dell'attrazione. Perché la legge dell'attrazione è un modo di essere, secondo me. Ok, una legge che si rifà alla legge di risonanza. Ma se noi cerchiamo di essere positivi, se noi applichiamo il bene, se noi il bene nel senso non semplicemente il fare bene a qualcuno, ma proprio il bene nel senso della positività, dell'energia positiva, se noi viviamo, non dobbiamo vivere in un mondo fantastico, assolutamente. Ma cerchiamo di visualizzare sempre quello che vogliamo,
Però lo dobbiamo visualizzare non con un senso di perdita. Ah, guarda che bello quello che io vorrei, ma io non ce l'ho. No, questo è assolutamente negativo, arriva io non ce l'ho all'universo, non esiste, non ci sono altre alternative. Ma se noi cominciamo a pensare, io un giorno avrò questa cosa, io sarò questo, io diventerò questo, io sono questo. Io non sono un fallito, io non sono una perdente, io non sono una che non trova lavoro. Il nonno, evitiamolo. Ma appunto, io sono una persona affermata nel lavoro, io sono una persona amata, io sono una persona in una relazione sana. Ok? Cominciamo a modificare la nostra forma pensiero, il nostro modus pensandi. Nel momento in cui modifichiamo il nostro modus pensandi, vedrete, nel giro di poco, di poche settimane, massimo di mesi, cambierà veramente la vostra vita. Ma perché? Se dobbiamo essere logici e razionali, useremo la psicologia, diremo che metteremo in atto tutta una serie di comportamenti proattivi che ci permettono di modificare la nostra vita in maniera positiva. Se dobbiamo essere andare a un livello un po' più, tra virgolette, esoterico, tra virgolette, perché non è assolutamente esoterismo, diciamo che attiriamo dall'universo la risposta ai nostri pensieri, così come quando si prega, si attira la risposta di un'entità qualsiasi. È tutto assolutamente correlato. Questo è il mio pensiero, il mio umile, veramente umile pensiero. Ho sempre pensato così, tra l'altro, non è da oggi, non è da ieri, ancora prima della legge attrazione, nonostante poi, chiaro, abbia avuto anch'io gli alti e bassi, proprio perché spesso mi abbandonavo a questa parte negativa che è tipica di noi esseri. Dire, ma io questo non ce la faccio, lì non sono portata, alla fine non me lo merito. Nel momento in cui diciamo non me lo merito, l'universo ci manda solo cose che non ci meritiamo. Ma sul serio, però, ma sul serio. Quindi stiamo attenti a quello che pensiamo, molto, molto, molto attenti a quello che pensiamo. Ci sarebbe da dire tanto, tanto, tanto altro sulla legge di attrazione. Io invece vi invito a studiarla, vi invito a modificare la vostra forma pensiero, vi invito ad essere positivi, vi invito ad essere a sorridere, a dire grazie all'universo per quello che avete fino ad oggi, a sorridere, alzarvi dal letto, guardare, aprire la finestra e sorridere, a ringraziare. Allora, c'è chi dice che si ringrazia 3 volte, grazie, 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 ma ringraziate in qualsiasi modo vogliate, non ci sono problemi, non è il modo, è il farlo, o almeno non è soltanto il modo, ma è il farlo. Sibaldi con la tecnica dei 101 pensieri, dei 101 desideri, è una tecnica abbastanza interessante, lavora di psicologia piuttosto fine, ma anche di legge d'attrazione. Ma più lì io lo vedo più di psicologia fine. Ma in ogni caso, nel momento in cui noi ogni giorno andiamo a rileggere gli stessi desideri, ascoltarli, quelli che abbiamo attirato a noi, eccetera, mettiamo in atto tutte e due le cose. Cioè, da una parte la psicologia spiccia di cominciare a credere, cominciare a inseguire veramente da un punto di vista pratico quello che desideriamo, dall'altro la legge dell'attrazione, perché nel momento in cui noi mandiamo all'universo questi desideri, l'universo in un qualche modo ci rimanda per risonanza quello che vogliamo. Quindi la legge dell'attrazione non è moderna, perché molti pensano che sia nata con il libro The Secret, no. Con Gio Vitale, eccetera, eccetera. No, la legge dell'attrazione nasce con l'uomo, forse. No, con l'uomo no, ma insomma. Sì, forse anche questo parlando di realizzare, cioè di capire che esiste, perché se parliamo di un senso scientifico è completamente diverso, ma
che l'uomo abbia compreso che effettivamente questa cosa funziona, qui ci sono, dobbiamo andare indietro di millenni. Adesso, siccome abbiamo parlato di desideri, sei desideri, sei possibilità. Potete anche esprimere tutti e sei o sceglierne, o ad esprimerne uno, scegliere le carte. Questo è a discrezione vostra. Sei mazzi, tutti completamente differenti. Questo è, facciamo così, questo è il numero uno. Questo è il numero due. Questo è il numero tre. Volato. Questo è il numero 4. Questo è il numero 5. E questo è il numero 6. Se avete un desiderio, esprimetelo e scegliete il vostro mazzo. Se ne avete due, esprimetele tutti e due e scegliete i vostri mazzi. Potete scegliere fino a 6 desideri e 6 mazzi. Ricordatevi, quando esprimete un desiderio, ditelo ad alta voce, credeteci in quel desiderio. Credeteci. Quando pensate qualcosa, pensate sempre al positivo, non pensate, ah, non voglio che accada questo. Perché se appena dite non voglio che accada, l'universo il nonno non lo accetta, non lo piglia. Quindi cercate invece di dire ok, avverrà questo di positivo, che è una cosa positiva. Quindi adesso andiamo ai nostri desideri. Cominciamo col desiderio numero uno. Se volete una spiegazione più esaustiva della legge di attrazione o delle tecniche dei 101 desideri, eccetera, eccetera, abbonandovi al canale avrete diritto all'accesso a tutta una serie di video molto, molto, molto più esplicativi su tutta una serie di argomenti che andrete voi stessi a chiedere o che io andrò a mettere. Quindi, in ogni caso, questo è, diciamo, la legge. Il mio concetto base, più che altro, ci sarebbe tanto altro da dire, ma chiaramente durante un video sfugge, io non prendo mai appunti, come voi sapete. Allora, avete espresso il desiderio? Andiamo a vedere se questo desiderio, cosa possiamo dire? Che non so nemmeno io cosa possiamo dire. Allora, io credo che molti qui abbiano a che fare con un mal d'amore, ma non lo dico io, lo dico le carte. Molti qui si siano, abbiano espresso il desiderio di o il ritorno di qualcuno, o il venire qualcuno. Qui c'è un cuore rotto, qui c'è un cuore spezzato, qui c'è una grande sofferenza emotiva. Come bisogna combatterla? Proprio queste carte sono molto particolari. Di ogni carta andrò a dire quello che mi danno le carte, però allora qui bisogna proprio cambiare il concetto. La prima cosa che dobbiamo dire è sono immune al male e attraggo solo il bene. Perché qui c'è proprio una nostra propensione a pensare male, a pensare di essere sfortunati, a pensare di essere attaccati anche da energie negative. Occhio, che non è così. E cominciamo a dirlo come un mantra: sono immune al male e attraggo solo il bene.
Interessante questa carta della luna piena. E non so chi ti puoi fare i rituali di luna piena. Non ho parlato della legge di attrazione con la luna perché ne abbiamo parlato l'altra volta, ne ho parlato l'altra volta. Però se volete, insomma, ne parliamo. La sera prima della luna piena si lanciano i desideri dell'universo. Il giorno della luna piena si bruciano, si brucia un foglietto dove c'è scritto tutto quello che non si vuole più avere, che si vuole lasciare indietro. Ho lasciato nella luna piena la mia spazzatura emotiva, che è leggerezza. Quindi parla proprio di questo rituale, il rituale di quando si vuole, quindi non pre-luna piena, ma post-luna piena, di quando si vuole proprio allontanare tutto quello che ci appesantisce. Non c'è bisogno di fare rituali, in ogni caso non c'è bisogno di bruciare niente, basta crederci nel fatto di lasciare alla luna tutto quello che non va dentro di noi o che non va attorno a noi. Come si guarisce un cuore spezzato? Ripetendo, il mio cuore diventa integro, sono sempre circondato dall'amore. Tanti di voi col cuore spezzato continuano a dire: ah, quanto soffro, ah, chissà se arriva, ah, chissà se torna, ah, non tornerà mai, ah, sono sfortunata. Questo attirerà semplicemente che lui non tornerà mai, che voi siete sfortunati, che continuerete a stare nel dolore per tanto, tanto, tanto tempo. Cominciamo a pensare invece di vederci guarite, di vederci superare questa ferita. Con o senza il protagonista, non importa, ma di vederci circondati dall'amore. L'universo ci manderà amore, con o senza il protagonista dei nostri sogni. Quindi, se c'era un desiderio in questa stesa, io vi dico che no, la risposta è no. Per tre carte che sono abbastanza negative. Sono tutte e tre carte di luna calante. Imparate però a fidarvi non del fatto che io dico a questo desiderio e no, ma invece di combattere questo no, di dire ok, comincio a pensare positiva. Positivo e comincio a cambiare il mio status, cambiare il mio modus pensandi e facendi in modo da attirare le energie dell'universo perché questo desiderio invece avvenga, si realizzi. Ok? Perché da queste carte mi sembra proprio che sia il vostro pensiero negativo. Ecco perché il desiderio è no. Il vostro desiderio, la risposta al vostro desiderio è no. Perché siete assolutamente in una fase di pensiero negativo. Cambiate il modus pensandi. Ok, secondo mazzo. Vediamo questo desiderio se è positivo o negativo. Queste sono altre carte, quindi altre carte commenterò e dirò. Allora, esprimo un desiderio. Questo desiderio si realizza. Anche qui c'è una gran voglia di essere positivi, però poi non si riesce a essere positivi. È come se non ci si fidasse ad affidarsi all'universo, ad affidarsi a Dio, ad affidarsi a qualcosa che è al di sopra di noi. Si è molto, molto, molto in conflitto in questa stesa. Qualcuno è molto, molto in conflitto, probabilmente con se stesso. O almeno i conflitti sono dentro di sé. Magari con altre persone. Qui c'è stata una chiusura, c'è un passato che bisogna chiudere, da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista personale. Sapete voi qual è il vostro desiderio, non mi interessa, però io vi dico una cosa. Perché questo desiderio si realizzi, bisogna lasciare andare i conflitti interni che avete, bisogna
essere meno polemici. Qua la risposta è ni per questo desiderio, vi dico la verità. Più no che sì, però c'è la possibilità di avere un sì come risposta per questo desiderio, però è ni. E allora lavorateci voi, cercate di mantenere il controllo dei vostri pensieri continuamente, continuamente. I primi giorni sarà difficile, ma poi vedrete che diventa sempre più facile. Controllate i vostri pensieri, non lasciatevi mai che pensieri negativi prendano il sopravvento, mai, sempre pensieri positivi e vedete come cambia la vostra vita. Questa carta è volata da sola. Terzo, questa la prendiamo, terza stessa, terzo desiderio. Finiamo di mischiare. Il mio desiderio si realizza, sì. Qua c'è un sì pieno. E se il vostro desiderio è il ritorno di qualcuno, sì, si realizza. Se voi desiderate ritrovare l'armonia e l'amore, sì, si realizza. Se voi desiderate trovare l'equilibrio in una storia d'amore, sì, si realizza. Se voi volete avere e riaprire le comunicazioni con qualcuno, avere una storia, avere qualcosa di bello, sì, si realizza il vostro desiderio. Soprattutto vedo molto un ritorno, però potrebbe essere qualsiasi cosa. Il vostro desiderio, sì, si realizza. Continuate a pensare positivo comunque. In ogni caso, se anche dovesse ritardare, anche se non credo, se anche dovesse ritardare, rimanete nell'energia positiva di dire ok, ma tanto si realizza, tanto sta arrivando, sta tornando, sta avendo questa occasione. Quarto desiderio. Sì o no? Qui non ho più manco bisogno di prendere la terza carta. Allora, una delle risposte centrali è sì, quindi anche questa risposta è sì, però vi voglio leggere quello che c'è scritto. La tua situazione è avvolta da un'aura energetica magica, aspettati miracoli. Sì, la tua intuizione è corretta, agisci di conseguenza. L'intuizione anche sì. È quello che abbiamo dentro, però ricordiamoci che innesca anche una forma di pensiero, quindi pensiamo positivo, che poi alla fine deriva sì. Accetta l'aiuto del cielo. Hai pregato per ricevere aiuto, ora fatti da parte e permetti al cielo di offrirti il tuo sostegno. Ricordiamoci che quando noi lanciamo un desiderio all'universo o preghiamo, che è tanto la stessa cosa, dobbiamo però sempre aspettare il tempo divino. Dobbiamo sempre lasciare. Non aspettiamoci di essere accontentati domani, non esiste. Il nostro tempo non è il tempo dell'universo, ricordiamocelo sempre. Non cominciamo a scalpitare. Il nostro tempo non è il tempo dell'universo, per cui lasciamo fare a chi sa e noi non sappiamo in quel momento. Attendiamo fiduciosi una risposta, sempre fiduciosi, perché se atteniamo fiduciosi la risposta arriva. Ok, quinta stesa. Il mio desiderio si realizza? Il vostro desiderio si realizza, sì. Per realizzarlo, comunque. Non si realizza adesso sicuramente. Per realizzarlo dovete tanto, tanto, tanto invocare, dovete tanto, tanto, tanto pregare, lanciarlo all'universo, pensare. Invocazione. L'universo ha intenzione di darvi quello che volete. Non so se si vede.
Ricordatevi però di pregarlo. Se conoscete qualche rituale, ok, fate pure qualche rituale come quello della luna, come qualche altra cosa, insomma, che non so nemmeno io, il mio di voi sa, ci sono così tanti in giro, ma comunque anche quando non sono rituali, ricordatevi sempre di ringraziare l'universo per quello che avete e ricordatevi sempre di pensare positivo e di esprimere ogni giorno ad alta voce, se possibile, il vostro desiderio. Esattamente come si fa con le preghiere. La stessa identica cosa. E ripeto, non voglio assolutamente essere blasfema, che nessuno mi condanni di blasfemia, né chissà che, ma diciamo che i modi di pregare possono essere tanti. Ad alta voce, a bassa voce, col pensiero. Tutti però preghiamo lo stesso Dio, ricordiamocelo. Allora, ultimo desiderio. Vediamo questo desiderio. Esprimi un desiderio. Allora, chissà perché mi arriva che anche questa stesa riguarda, molti dei desideri che sono stati lanciati per questa stesa riguarda e riprende le comunicazioni con qualcuno nel passato, quindi con qualcuno con cui avete avuto dei diverbi. Sì, la risposta è sì, anche se è un sì un po' sospeso, non è un sì, il sì pieno che ho avuto prima, è un sì un po' sospeso. E parla soprattutto di comunicazione, non di altro, di comunicazioni, sì. Se anche quando non avete chiesto di comunicazioni, eccetera, sì, vi dico sì. Però questo sì, ricordatevi che non è un sì assolutamente pieno, c'è qualcosa dietro questo sì che potrebbe non piacervi o non essere chiaro. Però la risposta è sì. Ok. Per questo nuovo esperimento di stasera, sperando di non essermi tirata le ire di tanti di voi, io vi saluto. Vi ricordo, se vi è piaciuto questo video, di mettere il like. Se siete interessati all'argomento svolto in maniera un po' più esaustiva, scrivetemelo pure. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, cliccate sulla campanella, sarete sempre avvisati dei prossimi video. Noi ci vediamo domani o al massimo dopodomani per uno dei video particolari della settimana e poi con quello della canzone. Per adesso è tutto, per questa sera, bye bye!